Benvenuti ad una nuova edizione del TG di diregiovani.it. Fulvio Ricci alla Sapienza per l'annuncio ufficiale della scoperta delle onde gravitazionali. L'aula Maldi del Dipartimento di Fisica gremita per la lezione del professor Fulvio Ricci, docente Sapienza e coordinatore del progetto Virgo, finanziato da INFN e CNRS. La scelta dell'aula non è un caso, visto che è stato proprio il fisico della Sapienza, Edoardo Amaldi, a fare da apripista agli studi sulle onde gravitazionali che, a distanza di un secolo dalla formulazione della teoria della relatività, giungono a compimento e confermano quanto ipotizzato da Albert Einstein. Il professore in aula ha spiegato agli studenti l'importanza della recente scoperta. Per la prima volta, infatti, gli scienziati hanno osservato in modo diretto le onde gravitazionali, increspature nel tessuto dello spazio-tempo, perturbazioni del campo gravitazionale, arrivate sulla Terra dopo essere state prodotte da un cataclisma astrofisico avvenuto nell'universo profondo. Iceberg killer uccide migliaia di pinguini. Erano circa 160.000, oggi ne rimangono meno di 10.000, sono i pinguini di Adelia della baia del Commonwealth in Antartide. Un'intera colonia spazzata via a causa di un grosso iceberg che ostacola il loro cammino verso il mare. Secondo un gruppo di ricercatori della University of New South Wales, Australia, l'intera colonia potrebbe scomparire del tutto entro due decenni. L'iceberg killer, battezzato B09B, è un colosso ghiacciato delle dimensioni di Roma, arenato nel 2010 nel mezzo delle coste della baia del Commonwealth. Con il tempo ha portato alla formazione di uno strato di ghiaccio, bloccando l'accesso al mare di Ross. Come risultato, per raggiungere l'acqua per procurarsi del cibo e nidiare, i pinguini sono costretti a viaggiare per circa 60 km. Con il 93% della popolazione già morta, i ricercatori stimano che entro 20 anni il resto della colonia sarà completamente spazzata via. Ma basta quando la lotta al bullismo parte dal basso. Nella lotta al bullismo, ma basta è probabilmente il primo movimento che nasce dal basso, da ragazzi stessi, giovani studenti di appena 14-15 anni. Hanno le idee molto chiare, vogliono creare una sorta di associazione informale di tutti quegli adolescenti italiani che come loro non accettano e non sopportano le azioni da bulle e da bulli. Si impegneranno con creatività e determinazione e utilizzeranno ogni mezzo possibile di comunicazione e di divulgazione per far sentire la loro voce, soprattutto sul web e sui social network. Hanno creato un logo e aperto una pagina su Facebook, stanno lavorando alla realizzazione e pubblicazione di un sito internet autoprodotto e hanno lanciato una prima campagna fatta di piccoli video spot e fotografie realizzate in proprio, in cui ci mettono la faccia nel dire ma basta. Amazon premia il giornalismo digitale al Festival di Perugia. È giunto alla seconda edizione il concorso di scrittura della scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo promosso da Amazon. Gli studenti provenienti da tutta Europa, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, si sfideranno nello scrivere un saggio di massimo 1000 parole sul tema del giornalismo nell'era digitale. I 5 saggi vincitori verranno pubblicati sulla Stampa e El País durante la settimana del festival e riceveranno il rimborso di tutti i costi di trasporto e alloggio per assistere al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che si terrà dal 6 al 10 aprile. Il concorso è iniziato ieri e il termine ultimo per la presentazione dei saggi sarà il 4 marzo 2016. I saggi saranno valutati in base all'attinenza al tema, all'originalità, allo stile di scrittura, alle idee innovative e all'abilità nel coinvolgere i lettori. I saggi vincitori verranno pubblicati su un ebook presente nel Kindle Store. Microsoft lancia il nuovo Lumia 650. Microsoft continua a puntare sulla linea di smartphone di fascia media con un occhio al prezzo e lancia quello che secondo indiscrezioni potrebbe essere l'ultimo dispositivo della famiglia Lumia. Il colosso di Redmond ha annunciato la disponibilità del nuovo Lumia 650, dispositivo che integra le potenzialità offerte da Windows 10 Mobile e tutte le applicazioni dell'universo Microsoft, da Skype a Office. Il dispositivo, secondo indiscrezioni rilanciate qualche settimana fa da Windows Central, potrebbe essere l'ultimo col marchio Lumia, quello prevalente dopo la scomparsa di Nokia. Microsoft dovrebbe quindi concentrarsi sul prossimo telefonino, un Surface Phone, che potrebbe esordire entro la fine di quest'anno. Ulteriore indizio a conferma di questa ipotesi il fatto che a Lumia 650 non sia stata riservata alcuna conferenza di rilievo, con il lancio perfino in anticipo rispetto all'enorme cassa di risonanza del Mobile World Congress che si apre la settimana prossima a Barcellona. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di diregiovani.it. Arrivederci.